Avvicinandosi a Celleno, si traversano paesaggi con campi coltivati e frutteti che ci ricordano come la Valle Teverina e il Viterbese siano da sempre zone vocate all'agricoltura, agli uliveti, alle viti e, fin dal 1500, alla coltivazione della ciliegia. I ciliegi, infatti, crescono tutti intorno a Celleno e i loro frutti sono un prodotto tipico dell'area, tutelato e certificato da un consorzio e celebrato in una festa di inizio giugno. La provincia di Viterbo produce oggi il 25% di tutte le ciliegie laziali. Usando metodi per lo più tradizionali, con scarso uso di prodotti chimici e conservando molte varietà di ciliegi, contribuendo così al mantenimento della ricchezza della biodiversità. Ma mentre la campagna è segnata dall'attività dell'uomo, il borgo più antico di Celleno, che si raccoglie intorno al castello Orsini, appare oggi disabitato. Occupato inizialmente dagli Etruschi, il borgo ha oggi l'aspetto della perfetta scenografia di un film fantasy. La ripida via di accesso, il ponte che scavalca il profondo fossato, la piazzetta racchiusa fra i palazzi di tufo e, soprattutto, la struttura stessa dell'abitato. Tutto sembra rimandare a un medioevo fantastico, come anche gli squarci di verdi panorami che si aprono a tratti dal borgo. Se oggi il paesino sembra addormentato in una quiete assoluta, la sua storia è stata in realtà molto travagliata, a cominciare dalle guerre fra Romani ed Etruschi, seguite dalle invasioni di Goti e Longobardi, dalle lotte fra Guelfi e Ghibellini, per finire con i terribili terremoti del 600 che obbligarono la popolazione ad abbandonare il nucleo più antico e trasferirsi dove sorgerà la Celleno moderna. Ma qualcosa di vivo e antico rimane comunque nei pressi del borgo. In primo luogo la chiesa di San Rocco, con un bel portale rinascimentale e all'interno un imponente crocifisso. E poco distante, l'ex convento di San Giovanni Battista, oggi privato ma visitabile. Nel portico di ingresso si apre la chiesetta, romanica ed essenziale, costruita prima dell'anno 1000. All'interno del complesso dell'ex convento, l'arioso chiostro è quasi completamente affrescato con un ciclo settecentesco dedicato alla vita di San Francesco d'Assisi.